Ecco, è possibile prendere una decisione a suo avviso. Mi riferisco magari, ecco, a tutti quei temi, tutti quei grandi temi, per esempio le liberalizzazioni, sulle quali anche lo stesso governo Monti, governo tecnico, avrebbe magari dovuto imporsi, o comunque ci si aspettava che si sarebbe imposto, sebbene causando un malcontento, una serie, insomma, anche di polemiche. Invece magari si è trovato a fare un passo indietro, da qui anche sono arrivate critiche, da parte delle parti politiche. Ma guardi, se mi permette le faccio una considerazione anche qua un po' personale Certo. e un po' storica, che riguarda un, come dire, visto che è l'epoca dei mal di pancia, anch'io parlo del mio mal di pancia. Cioè io ho visto in anni passati, passati alla storia come anni più cupi, però fare dai governi tecnici delle cose molto drastiche. Le ricordo, governo Amato, il Sì. famoso prelievo sui conti correnti, ma c'è una cosa che tutti si sono scordati del governo Amato, che è stata la trasformazione nell'arco di una notte degli enti di gestione in SPA. Sì, Cioè, allora era sempre quella c'erano. famosa notte tra il 9 e il 10 luglio del 92, no? C'erano degli enti che si chiamavano IRI, ENI, EFIM e via dicendo, ENEL e via dicendo, che erano degli enti di gestione, quindi lo Stato gli ripianava i debiti di default. In una notte quel governo tecnico li trasformò in SPA, cioè cosa voleva dire? Da domani, se non hai i conti in ordine, porti i libri in tribunale. Sì. Siccome io ho avuto, credo, la fortuna dal punto di vista storico, anche la sfortuna dal punto di vista personale, di vivere gli anni dell'IRI del 93-94, le garantisco che la situazione era drammatica, però eravamo costretti a fare, da una decisione forte di un governo, a fare una corsa contro i debiti per ripianare un deficit che così lo Stato non ha più pagato. No? Quelle sono le decisioni forti. Il problema qual è? Che allora c'erano delle decisioni forti, metta tra virgolette l'aggettivo, facili da prendere, perché adesso non c'è più un IRI che perde 18.000 miliardi di lire, d'accordo? Ma ci sono 5.000 municipalizzate, 10.000 sottomunicipalizzate, eccetera, eccetera, e allora il L'impresa mare diventa in ancora più cui difficile. nuotare è difficilissimo, perché è difficile inventare una regola che con un solo colpo di penna cambia tutto. E questo mi rendo conto che sia una difficoltà che questo governo, come anche quando ho assistito alla vita difficile del governo Prodi, dell'ultimo governo Prodi con Padoa-Schioppa, che pensava esattamente che si dovessero fare queste cose, Sì. però ho assistito alla difficoltà e spesso all'impotenza che si ha nei confronti di questi problemi. Ecco, noi come sempre concludiamo con uno speriamo bene, augurandoci che sia di buon auspicio, perché in questa fase si può soltanto sperare. Noi, insomma, ci crediamo Sì. No, ovviamente. no, ma anche io continuo a crederci perché, come dire, ormai ho vissuto abbastanza in questo paese per sapere che c'è sempre una risorsa nascosta a cui si può fare ricorso, Ecco. che è spesso anche nascosta nella stessa indole dei nostri concittadini, nella stessa capacità di sacrificio e di proiezione verso il futuro, eccetera, eccetera. Non mi nascondo e non nascondo che vedo la situazione piena di difficoltà, Ecco. comprese le difficoltà, tornando all'inizio della nostra chiacchierata, che vengono dalla situazione politica, che è una situazione, primo, è una situazione anomala, cioè io mi trovo in una maggioranza che non è sicuramente quella con cui è iniziata la legislatura, anche perché non facevo parte della maggioranza della legislatura.
mi trovo con dei compagni di strada che erano allora sì. quelli con cui litigavo. Mi trovo, è una situazione singolare di responsabilità, sì, la chiamiamo esatto, così da parte di tutte le forze politiche. Senatore, noi la ringraziamo per la disponibilità e per la competenza, siamo ad augurarle un buon lavoro perché ce ne avete veramente bisogno. Grazie mille. Altrettanto a voi. Grazie al senator Silvio Sircana del Partito Democratico, tra l'altro è stato anche ex portavoce di Romano Prodi, come ricordava citando appunto l'ex premier, ma insomma.